Buonasera e ben ritrovati al TG 2000, ultime ore di dibattito al Sinodo dei Vescovi, presente anche Papa Francesco oggi pomeriggio nell'aula del Sinodo, dove si lavora alla stesura, della relazione finale. Dai padri sinodali la conferma che la falsa notizia sulla salute del Papa non ha avuto alcun effetto sui lavori. Ma la giornata di Papa Francesco era iniziata come di consueto con l'omelia a casa Santa Marta. Apriamo la porta del cuore allo Spirito Santo, è stata la sua esortazione. Ma ci colleghiamo con Piazza San Pietro, dove c'è per noi Cristiana Caricato. Buonasera Cristiana. Sì, buonasera. Si è conclusa da poco la 16ª Congregazione Generale a cui ha partecipato ancora una volta Papa Francesco, e dove Papa Francesco ha preso la parola proprio all'inizio per annunciare una nuova congregazione. Prendendo la parola, infatti, prima dei lavori, il Papa ha annunciato che su consiglio del C9, del Comitato dei Nove Cardinali che lo coadiuvano nel governo della Chiesa, ebbene, lui intende istituire una congregazione di cui non ha dato il nome, che raggrupperà il Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio per la Famiglia, che sarà collegata in qualche modo anche all'Accademia per la Vita. Questo l'annuncio di oggi pomeriggio, un gesto a sorpresa, anche se atteso, perché annunciato più volte anche dai partecipanti al C9. Tutto questo è accaduto nella Congregazione Generale in cui veniva presentata la prima bozza della relazio finale preparata dalla commissione costituita ad hoc dopo la ricezione degli emendamenti, circa 800, ricevuti dai circoli minori. Ma per capire che cosa accadrà nei prossimi giorni, come va delineando la conclusione di questo sinodo, ascoltiamo il servizio che ha preparato per noi Paolo Fucili e che riporta quanto stato detto oggi nel briefing quotidiano. Sentiamo. L'agenda dice domenica messa finale in San Pietro, ultime febbrili ore di lavoro al Sinodo sulla Famiglia, specie per i 10 membri della Commissione che deve mettere nero su bianco la relazione finale da votare punto per punto sì o no sabato pomeriggio, e cioè il cosiddetto instrumentum laboris, testo base che i padri sinodali hanno discusso, va scritto di nuovo contemplando circa 800 modi, proposte specifiche, vale a dire di emendamenti consegnate dai 13 gruppi linguistici in cui l'Assemblea è suddivisa. Oggi pomeriggio primo confronto in aula su una prima bozza da rivedere domani e sottoporre sabato al voto. Sotto esame in specie tra i tanti temi in ballo l'accesso ai sacramenti dei divorziati uniti in seconde nozze civili. Da una parte c'è il no in sostanza a modificare l'attuale disciplina. Vedi i gruppi dei padri di lingua francese B e inglese A. Si parla semmai di accompagnamento, magari rimuovendo, dice l'italiano C, alcune forme di esclusione, come non poter essere catechisti o padrini di battesimo. L'importante però, altra sottolineatura, è non creare confusione tra i fedeli. Vivere nella Chiesa non è solo ricevere l'Eucarestia, e comunque, puntualizza lo spagnolo B, non è qui che si gioca il successo o meno del sinodo. Dovrebbe semmai occuparsene un concilio, dicono i vescovi dell'inglese D, o magari una commissione speciale, propone l'inglese B, da istituire con l'imminente giubileo della misericordia. Basta però col rimproverare queste persone, ammonisce lo spagnolo A. Magari è stata colpa anche un po' nostra se da fidanzati non li abbiamo accolti o abbiamo pensato solo alle formalità legali delle nozze, magari tramite una segretaria. Insomma, far sintesi non sarà facile e comunque sarà, concetto ribadito oggi ancora, solo una riflessione da affidare al Papa. Ma tra tante e diverse proposte spicca quella del gruppo tedesco, un cammino cioè di riflessione e penitenza insieme ad un confessore per prendere coscienza in foro interno, si dice, cioè in coscienza appunto, in che misura è possibile accostarsi ai sacramenti. Se non altro ha già messo d'accordo, e non è poco, due eminenti teologi di differenti se non opposte vedute, Müller e Casper, sabato al sinodo in aula, l'ardua sentenza.
Momento cruciale dunque del processo sinodale che volge alla fine sulle attese e le aspettative dentro e fuori l'aula del sinodo, ma anche su quello che potrà accadere rispetto ad alcuni punti cruciali come ad esempio l'accesso ai sacramenti, in particolare la comunione dei divorziati e risposati. Abbiamo raccolto il parere di padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, ma anche uno dei membri del sinodo. Sentiamo. Abbiamo vissuto un'esperienza di grande internazionalità dove la cattolicità della Chiesa si è espressa ampiamente. Abbiamo compreso come è importante comprendere che la Chiesa parla linguaggi diversi, affronta sfide differenti e richiede anche situazioni e soluzioni differenti. Non c'è una soluzione definitiva ad uno dei nodi più controversi, quello della comunione, dell'accesso ai sacramenti a divorziati e risposati, però c'è un processo in atto. Che cosa significa? Che forse c'è la base per una soluzione futura? Significa che il sinodo non si è concentrato su un unico punto e c'è stata molta pressione esterna su questo, ma in realtà il sinodo è rimasto molto libero di esprimersi sulle grandi sfide della famiglia e alla famiglia e sulla vocazione e la missione della famiglia stessa. E su punti problematici, e certamente questo non è l'unico, si sono poste le basi per una riflessione più attenta, più accurata. Certamente i pastori si sono resi conto che oggi bisogna affrontare le realtà del mondo con uno sguardo pastorale pieno di cura, pieno di attenzione, quindi gli occhi sono stati aperti. Abbiamo discusso con grande vivacità, questo in fondo è la cosa più bella, cioè di fronte a problemi seri, a questioni disputate, la Chiesa sinodale ha espresso la sua capacità di poter parlare liberamente. E il gruppo tedesco ha proposto una soluzione che è quella del foro interno. Concretamente che cosa significa e a suo giudizio può essere una strada? La linea tendenziale che il gruppo tedesco e anche altri gruppi hanno espresso è l'attenzione alla singola persona, al singolo caso, quindi non fare discorsi generali che valgono per tutti o discorsi che valgono per nessuno, viceversa come altri hanno proposto, ma stare molto attenti alla storia delle persone, quindi capire che cosa è successo all'interno della storia di una coppia o all'interno della vita di una singola persona e far sì che questo abbia un peso determinante poi nella decisione su che cosa fare. Che cosa a suo giudizio accadrà? Ah, difficile prevedere, quindi noi sappiamo che se il processo è reale è difficile prevedere quali saranno i passaggi successivi. Certamente quello che è chiaro è che c'è una grande fiducia nel Papa e quindi il lavoro sinodale viene considerato come un lavoro importante, cioè non può essere tutto delegato al Pontefice. Dobbiamo attenderci una sorpresa? Con Francesco sempre ovviamente, ma direi Francesco ha fondato il suo pontificato sul Dio delle sorprese. E veniamo all'omelia di Papa Francesco questa mattina in Santa Marta, come sempre colorito ed efficace il suo predicare, ispirato dalla lettera ai Romani di San Paolo. Il Papa ha parlato del cammino verso la santità, riferendo anche episodi particolari, ma sentiamo uno stralcio della sua omelia. Alcuni mesi fa ho trovato una donna giovane, madre di famiglia, una bella famiglia, che aveva il cancro. È un cancro brutto, ma lei si muoveva con felicità e faceva come se fosse sana. E parlando di questo atteggiamento mi ha detto: padre, ce la metto tutta per vincere il cancro. Così il cristiano, noi che siamo, che abbiamo ricevuto questo dono in Gesù Cristo e siamo passati dal peccato, dalla vita della iniquità alla vita del dono in Cristo, nello Spirito Santo, dobbiamo fare lo stesso. Ogni giorno un passo. Ogni giorno un passo.
Ed è stato reso noto oggi il programma della visita che il Papa compirà il 10 novembre a Prato e a Firenze nell'ambito del 5° convegno della Chiesa italiana. La partenza alle 7 in elicottero dal Vaticano, alle 7.50 l'atterraggio nel campo sportivo di Prato e l'incontro con il mondo del lavoro nella piazza antistante la cattedrale. Poi la partenza in elicottero per Firenze, dove atterrerà circa le 9.15 per partecipare alle 10 all'incontro con i partecipanti al 5° convegno della Chiesa italiana nella cattedrale fiorentina di Santa Maria del Fiore. Poi alle 12 l'incontro con gli ammalati nella Basilica della Santissima Annunziata, il pranzo come di consueto con i poveri nella Chiesa di San Francesco Poverino, una mensa gestita dalla Caritas diocesana, e poi alle 15.30 la Santa Messa nello stadio comunale fiorentino e infine la partenza e il ritorno in Vaticano previsto per le 18. Ed è tutto per oggi, linea allo studio. Grazie Cristiana Caricato. E a proposito della presenza del Papa a Firenze, a fine del telegiornale vi presenteremo una bella iniziativa della Diocesi di Prato realizzata proprio in vista della visita del Santo Padre. Adesso parliamo del maltempo nel Beneventano. Dopo una breve tregua nella giornata di ieri, oggi una nuova ondata di maltempo ha colpito la zona del Sannio. Piove dalla scorsa notte, l'allerta arancione della Protezione Civile regionale è stata prorogata fino alle 22 di stasera. È cominciata la conta dei danni, le prime cifre arrivano a 581 milioni di euro e oggi dalla Caritas 100.000 euro a favore degli alluvionati. Sentiamo allora il racconto di Luigi Ferraiuolo. È un paesaggio spettrale quello di Contrada Calisi a San Giorgio La Molara. Decine di ettari di terreno che fino a una settimana fa erano ubertosi, coltivati, ridenti, sono adesso una distesa di fango, una coltre insuperabile. È un paesaggio veramente distrutto quello di questa zona, per ettari ed ettari, per chilometri e chilometri. È così tutto il cuore della Val Fortore intorno al fiume Tammaro. È veramente drammatico quello che è stato capace di distruggere l'acqua nel giro di una notte nella Val Fortore, nel cuore del Sannio. Questa che vedete prima era una strada, adesso è un torrente, anzi una cascata. Una cascata che ha creato Madre Natura in mezz'ora. Mercoledì scorso, durante la notte. Sì che ho avuto paura, io e mia moglie specialmente abbiamo... non posso proprio parlare. Abbiamo pianto perché l'acqua l'abbiamo arrivata verso le... non so, le 4, niente, non è restato niente. Poi c'aveva piccioni e tutta quest'altra roba, non c'era stato più nulla, niente, non c'abbiamo niente. Sono stimati in circa 500 milioni di euro, mezzo miliardo, una cifra enorme, i danni complessivamente nel Beneventano. Ma la somma potrebbe ancora salire mano a mano che tutti i 64 comuni alluvionati completeranno la ricognizione nei loro territori. Sicuro c'è che sono 81 milioni i danni alle infrastrutture, 500 le richieste di cassa integrazione delle aziende insediate nell'area industriale di Benevento, per adesso ferme. Non lasciateli soli, è il messaggio che i vescovi campani hanno lanciato alle istituzioni, riferendosi al Sannio e ai suoi abitanti, ma via gli speculatori. Intanto la Caritas di Benevento ogni giorno prepara 1.000 pasti per alluvionati e volontari. A Pietrelcina, il paesino di Padre Pio, è stata anche spazzata la via del Rosario con il ponticello dove il frate santo combatteva il demonio, mentre una casa è rimasta in bilico su un torrente. L'onda di piena è stata anche capace di far riemergere l'antico ponte d'Isca del Fortore, forse romano. La corruzione era vista come una cosa normale, così il procuratore capo della Procura di Roma, Pignatone, ha definito lo scandalo che ha travolto la direzione dell'ANAS. 10 ordinanze di custodia cautelare, 31 indagati per un giro di tangenti di 200.000 euro utilizzate per muovere appalti del valore di centinaia di milioni. Dettagli da Augusto Cantelmi.
Una borsa rossa sempre aperta per infilarci le mazzette, un linguaggio criptico per il flusso di soldi, le tangenti vengono chiamate ciliegie, antinfiammatorio, addirittura topolini. Alla dama nera, alias Antonella Crogliano, al centro dell'inchiesta sugli appalti dell'ANAS, di certo non faceva difetto la fantasia. Di giorno accorto dirigente dell'azienda pubblica per la manutenzione delle strade, fuori dal lavoro invece impeccabile corruttrice, capace di gestire la fitta rete del malaffare tra impiegati, imprenditori e un ex sottosegretario. Dalle intercettazioni emerge un quadro surreale su come si organizzava il flusso di tangenti per muovere appalti da centinaia di milioni, che ha portato all'arresto di 10 persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al voto di scambio. Di sistema deprimente, di quotidiana corruzione parla la Procura di Roma, che insieme alla Guardia di Finanza guida la maxinchiesta denominata proprio Dama Nera, in riferimento ad Antonella Accroglianò, la dirigente dell'ANAS al centro dell'impianto corruttivo. È stata documentata l'esistenza di una vera e propria cellula criminale, di un sistema criminogeno strutturato e consolidato nel tempo. Tra gli arrestati anche l'ex sottosegretario alle infrastrutture del secondo governo Prodi, Luigi Meduri, del Partito Democratico, già presidente della regione Calabria. Il ministro dei trasporti Delrio garantisce piena collaborazione al lavoro dei magistrati, mentre il presidente dell'ANAS, Vittorio Armani, promette il pugno di ferro nei confronti dei dipendenti coinvolti. E a proposito di illegalità, andiamo a Sanremo, dove un'operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un sistema di assenteismo molto diffuso in comune. Secondo quanto accertato dai militari, lo vedete nelle immagini, alcuni dipendenti timbravano per i colleghi che non solo non andavano al lavoro, ma quando erano assenti segnavano pure diverse ore di straordinario. In totale sono 195 le persone indagate, di queste 35 sono agli arresti domiciliari, 8 hanno l'obbligo di firma e 75 hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. Per ulteriori 71 soggetti è scattata la denuncia penale a piede libero. E adesso ci occupiamo della manovra. In queste ore il testo della legge di stabilità arriva al Quirinale in Parlamento. Ci sono alcune novità della ultima ora, dal canone RAI ai ticket sanitari fino ai locali destinati al gioco d'azzardo. Sentiamo allora Giorgio Schiavoni. Sta arrivando sul tavolo del Presidente della Repubblica e alle Camere il testo definitivo della legge di stabilità. Un cantiere sempre aperto che a un certo punto però si deve fermare e cristallizzare per essere discusso e votato in Parlamento. Le novità dell'ultima ora riguardano il canone RAI, che dovranno pagare solo coloro che hanno un televisore in casa. Non sono più tenuti a farlo quindi coloro che detengono semplicemente un tablet o uno smartphone. Brutte notizie invece dal fronte IMU. L'applicazione delle novità agli impianti di risalita e dell'aumento dell'aliquota IVA al 22% sui trasporti a fune potrebbe portare alla chiusura di tutte o quasi le stazioni sciistiche in Italia. È presumibile quindi che il Parlamento modifichi la misura. Chiarezza anche sulle sale d'azzardo. C'era il timore che la manovra ne aumentasse il numero, ma così non è. Resteranno le stesse o al limite diminuiranno. Alle 8 regioni con forti debiti sanitari che già applicano le addizionali IRPEF e IRES in automatico viene anche data la facoltà di aumentare il costo dei ticket sanitari. L'effetto della manovra sull'economia sarà di più 0,3% l'anno prossimo secondo i calcoli di Confindustria. L'abolizione della TASI sulla prima casa e le misure per il contrasto alla povertà sosterranno i consumi, mentre l'allentamento del patto interno di stabilità degli enti locali darà una spinta agli investimenti. Il nostro paese continua a soffrire un preoccupante calo demografico che in buona parte scaturisce da una carenza di autentiche politiche familiari. Parte da questa constatazione il messaggio del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana per la 38esima giornata nazionale per la vita, che si celebrerà il 7 febbraio del 2016. Mentre si continuano a investire notevoli energie a favore di piccoli gruppi di persone, non sembra che ci sia lo stesso impegno per milioni di famiglie che continuano ad offrire una straordinaria cura dei piccoli e degli anziani, e la denuncia della CEI che, facendo proprio le parole di Papa Francesco, ribadisce: una società cresce forte, cresce buona, cresce bella e sana se si edifica sulla base della famiglia. Ed ora, ne avevamo parlato prima, l'iniziativa della diocesi di Prato che, come avete sentito poco fa, il 10 novembre prossimo accoglierà Papa Francesco. Per l'occasione gli verrà donata un'opera come segno di carità e di attenzione alle famiglie e alle persone più disagiate. Di che cosa si tratta? Ce lo racconta Francesco Durante. Vediamo.
30.600 immigrati regolari, di cui 13.000 cinesi, 4.000 albanesi, 3.000 rumeni, circa 2.000 pakistani e 1.600 marocchini. Una città multietnica, Prato, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con la crisi economica, arrivando fino a 10.000 persone sotto la soglia di povertà. Un prezioso sostegno per loro viene dall'Emporio della Solidarietà, promosso da Caritas Diocesana, Provincia, Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che ogni settimana aiuta circa 1.000 famiglie residenti, italiane e straniere, di cui 150 con neonati. In occasione della visita di Papa Francesco il prossimo 10 novembre, l'Emporio ha scelto di donargli un'opera a segno di carità. E la campagna Adotta una famiglia, per riempire i carrelli della spesa e piatti vuoti tramite la raccolta di esuberi alimentari presso supermercati ed imprese. Ma spesso ciò che viene raccolto non basta a soddisfare i bisogni, ed ecco quindi l'impegno proposto. Un'opera concreta di carità condivisa. Adottare una famiglia con il contributo di 60 euro annuali, 5 euro al mese, in modo da poter acquistare i prodotti di prima necessità destinati agli scaffali dell'Emporio. È un segno di carità che può muovere i cuori di ciascuno a partecipare proprio alla visita del Papa, non in maniera formale, ma che sia attenta alla realtà che viviamo nella nostra città. Tutti i cittadini sono invitati a contribuire attraverso una semplice procedura, collegandosi al sito web emporio.prato.it, compilando un modulo ed effettuando il proprio versamento che servirà ad acquistare il dono alimentare. Quest'anno inizia anche l'anno della misericordia, dove c'è proprio avevo fame e mi avete dato da mangiare. Credo che mettere insieme il sinodo della famiglia, l'Expo e il recupero della merce e l'anno della misericordia, credo che sia il segno, il dono più bello che possiamo fare al Papa. Ed è il momento del nostro TG Post. Oggi è il giorno in cui si festeggia San Giovanni Paolo II. Allora, insieme a Nicola Ferranti, alla vigilia del Giubileo della Misericordia, riviviamo insieme tutti i momenti in cui il grande Papa polacco ha parlato proprio di misericordia. Prima di salutarvi vi ricordo che, se volete, potete rivedere il nostro telegiornale sul sito tg2000.it e che subito dopo di noi andrà in onda Giuseppe Caporaso con il suo Attenti al Lupo, e stasera ci si occupa di tasse sulla casa. Grazie allora per averci seguito e rimanete con noi.